ora una breve intervista con il notaio Roberto Dante Cogliandro, presidente dell'Associazione Nazionale Notai Cattolici, notaio in Perugia, che vi illustrerà i risultati di questo appena terminato convegno, questo secondo convegno nazionale dell'Associazione, che vi ricordo si è svolto qui ad Assisi, alla Domus Pacis, i giorni 12 e 13 giugno 2015, con il titolo A 40 anni dalla riforma del diritto di famiglia, la società che cambia il diritto. Ecco a voi il notaio Roberto Dante Cogliandro. I giorni in cui il notariato si è interrogato sui temi della famiglia, sicuramente i temi emersi dal dibattito, al convegno, sono temi abbastanza e soprattutto molto interessanti dal punto di vista non soltanto giuridico ma anche dal punto di vista sociale, l'impegno del notariato nella società attuale. Quello che abbiamo cercato di fare in questi due giorni è far interagire tematiche giuridiche con tematiche sociali, con tematiche di carattere cattolico, cristiano, soprattutto con l'impegno del notariato rispetto a un valore essenziale che è quello appunto della tutela della famiglia, una cellula primitiva in netta difficoltà oggi, con cui sicuramente sia il mondo cattolico ma sia il mondo del diritto si interroga quotidianamente. Numerose le sollecitazioni sono intervenute da questi due giorni, quelle soprattutto attuali dal punto di vista giuridico, quello riguardanti la famiglia di fatto, riguardanti l'equiparazione a figli naturali e figli legittimi e soprattutto dal punto di vista anche cattolico, quello che è un interrogativo, un dilemma che partirà a settembre, che è quello del sinodo della famiglia, in cui la Chiesa deve veramente interrogarsi sull'attualità della sua posizione in un campo sostanzialmente il quale sembra molto minato ma nel quale rischia di essere perdente se non si adegua rispetto ai tempi, ma conservando i propri valori, i propri principi e soprattutto conservando l'attualità e la forza di una tradizione millenaria.